Ok, allora, Duncan, Sebastian, Gwen. Voi Ma Duncan può tre entrare in difesa buontemponi. quando Sì, è vuole. ancora con voi perché vi ha dato l'alabarda. Voi tre buontemponi, siete ancora al tempio. Quando Duncan viene armato, Tiberius viene da voi tre e vi dice: dunque, recatevi alla caserma, riceverete il vostro primo incarico. Bene. Io vado per Sì, andarmene. signore. Ok. Mastro Nana, prima che voi Sì. andiate, volevo Dimmi. chiedervi se è possibile, se voi siete disponibili, visto che, diciamo, fate parte della Gilda dei Mercanti e so che siete anche un'ottima fabbra. Se vorreste accettare un incarico per nostro conto, prima di andare. Che tipo di incarico? Questi due ragazzi, e metto una spalla pesante sia su Duncan che su Sebastian, sentite il peso dell'armatura scricchiolare. La saggezza. Esatto. Questi due ragazzi presto entreranno in reggimento effettivo, inizieranno a svolgere missioni per la caserma, per la città. Ovviamente loro sono uomini addestrati, anche se ancora mancano di esperienza. Tuttavia, potrebbero avere la necessità di qualcuno che li aiuti nelle riparazioni, sia dell'equipaggiamento, armature, armi, sia di consigli per quanto riguarda gli armamenti. È nostra usanza affidare ad ogni paladino e cavaliere un esperto d'armi. Stavamo Praticamente il nostro pensando. ingegnere. Praticamente sì. Stavamo pensando appunto di ingaggiare qualcuno. Voi siete interessato? Beh, direi di sì, ma posso. Aspetta, Roberta, se dici no, gli rovini tutto il futuro. Sono curioso di vedere che succede. Marco, fatti i Dicendo. cazzi tuoi e Pur fai decidere a dicendo. lei, perché è lei che deve decidere, non puoi decidere tu per Potrei essere interessata, ma mi serve una conferma subito. Non posso dartela E ora. lui dice: non è necessario che sia immediata, però se voi tardate a risponderci, noi ovviamente cercheremo un'altra persona. Ho capito. Nessuno vi Beh, obbliga, se. ovviamente. Se sono, diciamo che se sarò interessata, ve lo farò sapere Così in sia. Bene, tempo utile. ti dà le indicazioni per raggiungere la caserma eventualmente. E ti dice: Ok. possibilmente vorremmo avere una risposta entro la giornata. Annuisco. Ok, va bene. Lord Volevo Tiberius, far andare. posso farvi una domanda? Dimmi, ragazzo. Ho sentito parlare di un nobile, un nostro alleato, E lui di di nome Tifon. Lord Tifon? Cosa si dice di. Ho sentito pareri, voci contrastanti. Mi risulta strano. Che genere di voci contrastanti, ragazzo? Chiedo venia, ma ho sentito dire che potrebbe essere un traditore, però. Lui ti guarda quasi Oso male, ma dire che voci così estreme non sono cosa di cui fidarsi a scatola chiusa, ovviamente. Però da qualche parte devono pure essere nate. Per questo chiedo a chi è più saggio di me. da malizie probabilmente intervengo insinuandomi tra di loro. lui ti dice: È Lord plausibile, però. Tifon è uno dei più grandi sostenitori del regno. Chiunque dica qualcosa del genere deve essere chiaramente un maldicente. Ne terrò conto, se sentirò qualcuno parlarne in tale modo, o se dovesse esagerare, eleverò contro di lui un'accusa di lesa maestà e so dove portarlo. Annuisce. Tuttavia, Duncan, non è prudente mettere in giro certe voci. Ne sono più che convinto, per questo ho chiesto. Internos. Non volevo
agire in maniera poco consona. Sei stato saggio, ma ricordati, anche una diceria nei confronti di un lord può portare gravi conseguenze. Farò tesoro del vostro consiglio. Bene, recatevi alla caserma, vi dice. Sì. Ok, ragazzi. Posso una cosa chiederti? Posso Se una il... cosa chiederti? Non si può sentire. posso chiederti una cosa? Beh, sono che scendo il cane. E, una volta che il cavaliere mi congeda, se sono congedata con le consegne, io posso per strada comprare una mappa? Non solo della Allora, città. al momento non è il tuo turno. Quando verrà il tuo turno ti risponderò. Ah, scusami, pensavo tu stessi per rispedirci nella realtà. No. Scusami, scusa. Ah, ancora troppo poco. Ok. Allora, stavo dicendo, dove ero arrivato? Scusa perché mi sono perso un attimo. Eri nella caserma. Esatto, Tiberias ci ha ordinato di andare alla caserma, noi gli abbiamo detto sì signore e ci siamo avviati. Ok. Niente, ragazzi, semplicemente siete in marcia lungo la strada principale verso la caserma. Scusatemi un attimo, mi allontano un momento e torno subito, scusate. Yes. Mentre si allontana, la mia idea è quella di prendere una mappa del mondo adesso, in questo mondo qua, Sì, guardarla e quando ci svegliamo nel mondo è un'ottima idea, io ho fatto lo sì. stesso. Ho chiesto di Lord Typhoon per questo motivo, perché ora, cioè, possiamo agire nel passato con le informazioni che abbiamo ricevuto dal Problema è che ce la futuro. rischiamo. Eh sì. Così voi rischiate perché siete gli ultimi ragazzini in questo momento. Sì, ma sai, magari se questo tizio aveva già di partenza una reputazione un po' a macchie, era una cosa, però questo sembra tipo, sembra estremamente affidabile, quindi boh. O è successo qualcosa? O O è bravissimo a mentire a è chiunque. bravissimo a mentire, c'è di uno che coltiva non morti nella cantina di casa, Sì, potrebbe esatto. benissimo. Oppure è successo qualcosa durante la guerra che gli ha fatto fare una completa rivoluzione O è sotto nella incantesimo? morale. O è sotto incantesimo, senti O il è necromante che parla. sotto dominazione, sì, potrebbe anche essere quello. Boh. Dovremmo incontrarlo in teoria per esserne più sicuri. Potremmo, magari nel passato avremo possibilità di incontrarlo. La Perché se domanda. riusciamo. Dimmi. Ah! Ecco, c'è una cosa che voglio provare. Vedere il suo animo? No, appena torna Francesco, glielo dico. Voglio provare a vedere se quello che facciamo nel passato effettivamente modifica fisicamente il presente dove siamo noi. Se Voglio possiamo fare. portare una mappa, in teoria sì. No, voglio fare un Non so un'attacca portarla. sulla. Va bene, no, probabilmente mentalmente sì. Quello che veniamo a sapere adesso lo possiamo usare nel futuro. Voglio sapere se fisicamente lo possiamo fare. Tipo, se io prendo e faccio un'attacca in un punto particolare dell'alabarda. Poi io nel futuro ce la ritrovo. Ah, certo, hai Quello voglio ragione. provare. Beh, è buona come idea in realtà, eh. Eh sì. Ma una cosa, ma quindi, visto che noi ricordiamo quello che succede dopo, no? Quando io sono venuta, lì ho incontrato voi due. Cioè, io sapevo già di conoscervi. Sì, noi quando siamo piombati fuori dal Nel villaggio passato noi sappiamo tutto quello che ci è successo. Cioè, Però lo sai una cosa, Ste? tu sai che siamo svenuti nel tempio. Ste, posso dirti Ok. una cosa? Dimmi. Secondo me un'attacca sulla labarda non basta. Dovremmo vedere se una nostra azione a catena porta alle stesse identiche azioni. Certo, ma se vediamo Come che funziona, fai? lascialo fare attacca sulla labarda. Se funziona, il prossimo sogno ci si attrezza per fare qualcosa. Inutile rischiarla a vuoto. Più che altro, sai che cosa voglio provare a fare? A uccidere Cioè, Tiberius. voglio. Eccomi ragazzi, scusata. No, ma neanche perché What? onestamente, forse anche quello. Volevo provare a fare due cose. Una è una domanda. Mi sentite? Sì, Sì. sentiamo. Ok. Dicevo, Francesco, due cose. Sì. Cosa numero uno. Ma
nel passato, io adesso, scusa se faccio un metagioco, sono un paladino di secondo livello? Yes. Quindi, cioè, aumentando di livello nel futuro, aumento di livello anche nel passato, quindi ho le stesse potenzialità che ho normalmente, tra virgolette. Non lo sai. Magari stai ricordando che nel passato eri di livello 2. Ecco. Questo non lo so. Seconda cosa, voglio prendere il... prendo in prestito un pugnale, insomma, qualcosa del genere. Voglio fare un'attacca. Sì. Sulla alabarda. Sul manico della alabarda in un punto... Cioè, fai fisicamente un taglietto... Sì, ci incido una D. Va bene. Roba così. Poi voglio vedere se... Ok. Quando mi risveglio, se non siamo tutti morti. Va bene. Allora, tu fai questa D. Nel mentre sei arrivato... Siete arrivati tu e Sebastian sì, davanti... mentre camminiamo, certamente. Davanti sì, alla sì. caserma. Vedete che la struttura è veramente imponente. E quando la vedete, vi si appanna la vista. Vi ritrovate, ragazzi, nel cortile il giorno della battaglia. Vedete guerrieri da entrare da ogni dove nel cortile e affrontarvi. Lentamente... Con quali simboli? Con i simboli di Tifon? O misti? Non hanno... Hanno un vessillo, però non è quello di Tifon. Non okay, lo conosci. Però voglio ricordarmelo. Ok. Noti che ovviamente a poco notate tutti quanti, i soldati vi stanno per sopraffare, sono eccessivamente numerosi, i vostri compagni malgrado combattono coraggiosamente a poco vanno cadendo, ricoperti di ferite. Tutti assieme vedete Tiberias a cavallo che vi grida: Duncan, Sebastian, entrate al castello, chiudete le porte, proteggete il re. Voi correte, ragazzi. Obbediamo, sì, chiaramente. Non avete controllo in questa parte, ragazzi. Ah, quindi siamo proprio... Ok. Sì, voi correte. I vostri compagni, tenendo la porta rasente, vi fanno passare proprio a pelo prima di chiuderla. Prima di andare via e lasciare che i cardini si sigillino una volta per tutte, vi girate. Guardate Lord Tiberias disarcinato da cavallo che viene soverchiato dai soldati all'esterno. All'interno vedete soldati feriti, guardie sopraffatte dal terrore. Vesper, tu noti particolarmente, visto che tu lo conosci, aspettate un attimo, ho 3000 cose aperte. Tu noti Zindal ferito, sanguinante. Si tiene appoggiato a una colonna. Quando ti vede, ti porta una mano alla spalla e ti dice: siamo stati traditi. Sono entrati dai sotterranei. E lui ti guarda e ti dice: non so chi abbia tradito, ma qualcuno gli ha parlato degli antichi tunnel. Qualcuno di noi ha tradito. Dopodiché si accascia, ha perso troppo sangue. Correte. Iniziate a salire una lunga scalinata, quella di una torre. Dopodiché, ragazzi, vi risvegliate. Eccola. Perdonami. Sì. Scattiamo in piedi come tipo molla il terrore. Un attimo solo. Prima di tutto questo qua, io sai cosa avrei voluto fare? Avrei voluto comprare una mappa per strada Allora ti spiego, non è che tu non potevi comprare una mappa per strada, semplicemente col tuo turno non ci sei arrivato. Semplice che perché avete avuto un turno a testa. Tutto. Allora, vi svegliate, ragazzi. Sebastian, senza che ti faccio fare tiri, tu senti passi pesanti e voci provenire da qui sotto. Porca troia. Chiunque doveva arrivare qui sta arrivando e non manca molto. Vi siete appena ripresi dal sonno, quasi letargo. E niente, la situazione è questa. Beh, io faccio dei segni verso di loro senza parlare e dico di cercare un posto riparato. No, tu devi cercare. Ti ricordi? Tu devi cercare tu devi cercare i punti cardinali precisi, quindi datti da fare mentre prima io iniziare. No, tu devi saperli prima che inizino, tanto loro vanno lì,
ma se tu sei più preciso, hai un bonus. Non è detto. Non è detto che debba. Anche l'altro sacerdote può sapere dove sono. Semplicemente più è preciso, più è efficace il rituale. Ecco, io mi ficco qua dietro. Tipo. Aspetta, che mi sono perso Duncan. Ok. Però. Ok, sì, qua dietro. Qua dietro. Seguo. Ok, Sebastian, hai un turno per decidere dove andare. Beh, io innanzitutto seguo loro. Ah, già che ci sono, mentre vado a nascondermi, ignominiosamente, controllo sulla alabarda se c'è il simboletto che ci ho fatto. Lo trovi. Ok. Ok, ma... Vesper, tu rimani lì. Ma perché ti muovi un quadretto alla volta? Non so, sto camminando. No? Dio. Camminando? Corri! No, sto spostando. Beh, comunque sono le colonne, ragazzi. Lì. Volevo andare dagli altri, ma non li trovo più perché con le luci dinamiche non li vedo. Esatto, siamo il problema, siamo, ragazzi. Allora, siamo qua. Ah, vedo un pezzetto di nana, vedo. Vedo siamo un qua. Pezzetto. Vedi? Ok, ragazzi, fate un attimo di silenzio. Allora, sentite passi di armatura. Una voce autorevole. Il prelato è arrivato. Ci sono abbastanza uomini con lui. Non sapete esattamente quanti, ma sono numerosi. Bene, figlioli. Siamo venuti in questo posto perverso. E adesso è il mio turno. Devo mondare questo luogo peccaminoso dalla feccia che erano le antiche divinità. Statemi vicini. Potrebbe essere pericoloso. Ok. Lui inizia a sondare la zona. Ma si riesce a capire quanti sono? Fammi un tiro di percezione. Sì. Oh, la scheda dove sta? Ok. Vabbè, diciamo che conta la passiva. Più o meno sono una decina. Non lo riesci a capire bene. Ok. Allora, il prelato si guarda intorno e dice... Devo trovare i punti cardinali, un pentagramma che devo fare. Bene, dovrò seguire un ordine ben preciso. Andiamo fuori, dice ai soldati. Ragazzi, sentite i passi del prelato e della guardia. Aspettate che la mappa è un po' balorda a caricare. Ok. Allora. Era madonna. Aspetta, non, io non vedo nulla. Sebastian, tirami percezione. Welp 19. No, quello già l'aveva tirato. Ah, quello di prima. Sempre bene. Ok, allora. Sì, più o meno vale lo stesso risultato di prima. Sono una decina. Non sai dire esattamente quanti. Okay. Senti, ma io posso. Posso. No, niente. Volevo sporgermi da una colonna. Parola tua, ok. Però ho paura a farlo. Mi trattengo il fiato. Ma tu dove sei, Vesper? Non ti vedo. Ero sopra. Sorry. Anch'io mi sono vista. Sono lì. Ok. Sebastian, senza bisogno che tiri percezione o altro. Il sacerdote sta pregando. Ha iniziato il rituale. Con la tua passiva già sai che è qui, dove ti ho indicato con la freccia.